Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Little Hope. Vediamo ragazzi se anche per questo nuovissimo video riusciamo a superare gli 80 like. Vi ricordo che appunto il sostegno con mi piace ragazzi è assolutamente fondamentale per il proseguimento di questa serie. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi sono effettivamente successe un po' di cose. Perlomeno crediamo che Angela sia morta, anche se... Raga, appunto io continuo ad essere convinta che questo effettivamente non sia successo davvero, perché di solito raga le morti dei personaggi le fanno sempre vedere. Per il resto abbiamo visitato il museo di Little Hope con John ed Andrew, abbiamo visto altri dettagli, c'è la bambina raga che quello che ci vogliono far credere perlomeno fino ad ora che sia lei la fonte di ogni male, diciamo così. La Angela del passato era stata effettivamente uccisa ragazzi perché accusata di stregoneria. Il gruppo si era di nuovo diviso, infatti adesso siamo da Daniel e Taylor e siamo entrati anche noi nel museo. Il punto è che è successo forse qualcosa di strano, perché Taylor se n'è andata per i fattacci suoi. Abbiamo sentito ragazzi l'ultima volta, abbiamo sentito un rumore bruttissimo e adesso il nostro obiettivo appunto è quello di trovare Taylor. Io ovviamente non è che c'ho tutta sta gran voglia, questa grande intenzione. Taylor! Scusate ragazzi, ma mi sa che mi tocca aumentare un pelino la luminosità, come mi è stato giustamente consigliato, ragazzi, perché è veramente tutto molto buio. Io l'aumento un pochettino. Ok, eccoci qua, già va un po' meglio. Non so perché questi manichini siano illuminati dalla... Non c'è infatti, è implorare l'unico e onnipotente signore. Ma che cazzo? Taylor! Onnipotente signore... What the fuck? Stai bene? Che succede? Oh. Cosa succede? Mica, mica. Ma provare a sfondarla in qualche modo. No, io capisco che non è facile come sembra, però... Andiamo! Mi chiamo Cassini. Ma dalle dei colpi! Come pretendi di spingerla se è chiusa? Oh! Che è successo? Che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Scusa, ma te sei allontanata? Mo perdonami, ma te sei allontanata per i fattacci tuoi. Io avevo detto di non andare. Ma se ti allontani da sola rischi di finire in pericolo. Ma fai culo, Daniel. Io contavo su di te. È così assurdo. Pure. Ma te ne sei andata tu per fatti tuoi, ma non ho capito. L'hanno portata via come se fosse una criminale, merda. Pure lei. Andiamo via subito. Concordo. Pure la lei del passato, regà, quanto dice... Non abbiamo avuto questa volta questa visione, ma quanto dice è stata portata via. Noi ci ricordiamo, ragazzi, che nell'ultima visione che avevamo avuto... della lei del passato e di Mary, della bambina, lei le aveva preso la bambolina, quindi magari gliel'hanno trovata, regà, gliel'hanno trovata. E comunque all'epoca ogni scusa fondamentalmente, regà, era buona per accusare qualcuno di stregoneria, eh. C'è un coltello. Nel dubbio, io che un magari... coltello mi sembra un reperto archeologico. È quello. Lo portiamo con noi. È un coltello. Tieni, prendilo. Perché? Ma che domande fai? Per difendersi. Ok, lo prendo io. Cioè, cazzo, sei tu l'uomo, su via. Ok, se ti fa sentire sicura. Che cavolo. Faccio io. Bene, abbiamo un'arma di regola. Se così la si può definire, ma effettivamente abbiamo un'arma. Per cui, eroe di casa nostra, Daniel ha preso il coltello trovato nel museo. Io suppongo, ragazzi, che queste cose... abbiano delle conseguenze sulle scelte future, sugli eventi futuri, scusatemi, più che scelte. Per cui, vabbè, in questa stanza non c'è nient'altro. Comunque lei si è arrabbiata, regà, ma veramente, cioè, è lei che si è andata per i fattacci suoi, eh? Chi gliel'ha detto di allontanarsi, eh? Qua, ah sì, questo, ah, la Sacra Bibbia. Benissimo, pensavo fosse lo stesso libro che aveva visto... Andrew.
Gli elementi sono lontani dalle loro sedi naturali e le parti omogenee dislocate altrove. Ciascuno può essere risolto in forma elementare. La linea non è altro che un punto in movimento, qui deve essere lo stesso. Corpo, anima e spirito, la monade geroglifica è il ternario magico dei primi padri. What the hell? Quelli non sono di certo simboli che dovrebbero stare all'interno di una sacra Bibbia. Che io sappia. Questa comunque non vorrei dire... No, non è un'altra parte del museo. La stessa, esatto, che abbiamo visto con Andrew e John. Sì, perlomeno con Andrew. Guidavamo Andrew. Per cui fatemi vedere. Allora, di qua si può uscire, suppongo. No. Si può aprire? Ma è chiusa, ovviamente. Taylor, non mi sta così attaccata. Spostati. Allora, vediamo che altro possiamo fare, raga. Possiamo provare ad aprire anche questa, ma... Raga, quando ho premuto qua per aprire si sono illuminati i manichini là sotto così totalmente alla Cassius de Cane, eh. Non fate un solo passo, eh. Non v'azzardate a muovervi che vi faccio saltare quelle teste di... Fantastica! Che vi ritrovate. Maledizione. Ok, sì, comunque sono le stesse cose che abbiamo visto, quindi non credo sia assolutamente fondamentale riesaminare questi elementi, no? La bambolina è scomparsa. Raga, la bambolina noi l'avevamo rimessa a posto, eh. L'avevamo rimessa a posto. Guarda qui. Me lo ricordo distintamente. Si ritiene che la bambolina qui esposta fosse appartenuta in origine a una bambina di fine 600. Inquietante. Peccato che tu non stia manco vedendo la bambolina, sennò sarebbe ancora peggio. La bambola che manca deve essere la stessa che aveva la bambina. Tu dici? Mi sembra strano. Strano? Questo posto è una vera galleria degli orrori. Non voglio restare un minuto più del dovuto. No, neanch'io. Siccome là fuori è molto meglio. Certo. Comunque, è scomparsa, raga. Erano i miei passi o erano i passi di qualcun altro? No, perché? Ho sentito dei rumori. Probabilmente erano i miei. Vabbè, non perdiamo più tempo allora, raga. Usciamo? Vieni, qui si esce. Via, via, su. Forza. Ok. Va bene così. Oh, salve. Ah. Per caso la situazione si è fatta più chiara? Beh, non eccessivamente. Quella cosa, o come definirla, persiste nel tormentare Angela, senza sosta. Voglio augurarmi che stia bene. Anche noi. Che come... Com'è sculetta il nostro curatore. Adesso finalmente qualcuno ha un'arma. Esatto. Il che potrebbe tornare utile. Di regola. Magari un'arma a doppio taglio. Ma voglio rendermi Va utile bene. Offrendo un piccolo aiuto. Sì, anche se i suoi aiuti non sono poi di tanto aiuto, eh. Però vediamo un po' come potrei spiegarlo. Ciascuno di noi ha i suoi demoni, che sono intimi e personali, e che spesso nascono dal rimpianto. Ah. Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, ma certo. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. Bella. Ma soltanto una bambina. A risentirci presto.
Bello. Abbiamo avuto fortuna. La strada. Questa mi è piaciuta. Il prof e gli altri saranno vicini. Me lo auguro. Stanotte ci è andato tutto storto. Chi gli diceva che noi stessimo pensando alla bambina, regà? Però è ovvio che ovviamente in base agli eventi che ci sono stati posti di fronte fino ad ora, uno pensa a male della bambina. Però è bello questo, ogni santo ha un passato, ogni peccatore un futuro. Questa davvero mi è piaciuta, regà. La donna che mi somiglia, cosa ha fatto per essere arrestata? C'aveva non proprio quella bambolina là. Ma non ti preoccupare. Che non era più al museo. Ti proteggerò io. Secondo me per quel motivo, regà. Cosa dice? Vediamo. Allora, questa era la casa. Anche per questa scrittrice è finita male. Era la casa di un'autrice molto promettente, Tilly Johnson, nota per il romanzo gotico La distesa degli incatenati. Parlando di incatenati, regà, Tilly fu trovata morta in circostanze misteriose. Ok. Penso che fondamentalmente ogni dettaglio che si trova in questo gioco ha un significato, ovviamente, che però magari non viene spiegato subito. O che bisogna saper interpretare. Ecco, ogni tanto la laggata la spara però, eh. Bello. Bambola voodoo. Quello era Daniel, raga, e stava per essere ammazzato con, non so se vi siete resi conto di quale fosse l'oggetto, ragazzi, ma sembrava tantissimo una delle sbarre della recinzione su cui si è infilzato il Daniel del sogno. Io azzardo cose, ve le butto lì. Ve le butto lì e non so, faccio i miei pensieri e ve li butto lì. Diciamo così. Guerra di Re Guglielmo, la strage della cerimonia di laurea. In giorno della consegna dei diplomi nel 1900, tre puritani celebrarono la laurea giovane della città. Un'armata di francesi e indiani lanciò un attacco appiccando il fuoco a diversi edifici. 8 uomini restarono uccisi e alcune donne e alcuni bambini furono condotti come schiavi ad Acadia. Il loro fatto è sconosciuto, presi in schiavitù. Non è che c'è qualche nome che ci interessa, no? Sembrerebbe di no. Uccisi. Non so, se in mezzo a sti nomi forse c'è qualcosa che dovrebbe interessarci, ma nessuno di questi nomi mi dice niente purtroppo, ragazzi. Magari sarà la mia poca memoria, la mia distrazione di alcuni momenti. Fatto sta che è sempre bene esplorare tutto, che qua sembrerebbe non esserci più nulla. Per cui, Daniel, dov'è? Daniel, che cazzo fai lì nella nebbia? Muoviti! Oddio, regà. No. Daniel, che fai? Muoviti. Non stare lì impalato, non mi far spaventare. Perché? Perché? Perché se mi avvicino a lui, regà, si infittisce la nebbia? Perché? Ok, questa cosa è abbastanza terrificante, eh. Io direi che è abbastanza terrificante. Allora, intanto mi faccio i cazzi mia e continuo per la mia strada. Poi Daniel, se mi vuoi seguire, a me va benissimo, eh. Se vuoi restare lì a marcire, ammazza, mi ha fatto prendere ancora. A marcire in mezzo alla nebbia, va bene lo stesso. Cos'è qua? Tourist Office. Ok, tipo l'ufficio accoglienza, tra virgolette, diciamo così, o di che cosa? Vediamo. È stato preso dalla banca ed è stato chiuso, ovviamente. Pignoramento. No, che diceva, mannaggia me, oh. Pensavo continuasse a parlare, anche premendo cerchio. Invece a quanto pare no. Vabbè, qua comunque non possiamo entrare, non possiamo interagire. Procedemus. Da dove diavolo arriva? Non ne ho idea. Sto cambio di inquadratura tattico. Oddio. No. Ai.
Ai ai ai, regà. Quando c'è un corvo succede sempre qualcosa di brutto. Sembra l'altalena che avevo in giardino quando ero piccola. Ecco, guardate caso una cosa che le ricorda di quando era piccola. Assurdo. È uguale, Vieni qui. è la stessa. Cosa c'è? Non è È la possibile. stessa? Ricordo questi segni. È la mia vecchia altalena. Guarda, qui, vedi. Ehi, va tutto bene, calma. No, che non va bene, non capisci? Vedi queste stelle? L'ha fatto Queste qui lei. le ho disegnate io insieme a mio padre. E l'ho fatto quando avevo 10 anni. Sei sicura? Certo che sono sicura, questa è la mia altalena. Come può trovarsi Oddio. qui? Bella domanda. Lui la guarda come D'accordo, se ti fosse un credo. imbecille. E che significa? Non lo so, regà. Tirare se tutto sempre più strano, sempre più contorto. Non so se arrabbiarmi o se avere paranoia. Un messaggio per me, boh, che ne Deve so. essere una specie di messaggio rivolto a Sì, ma me. perché? Ehi, guarda me, guardami. Noi ne usciremo, ok? Insieme. Non è opera mia. Porco. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Perché Silenzio, parla donna. inglese? Solo il Signore può perdonare i peccati. È la tua unica speranza di salvezza. Listen to me. Perché I parla have committed inglese? no sin. The puppet I am condemned for is a child's Vedete, la plaything. bambola. Nothing more. La I bambola, Non mi lo lascerò sapevo. irretire. Ma perché C'è il parla inglese demonio in lei? te. Devo salvare la città dalla tua corruzione. Non esiste altro modo. Devi morire. Ti prego, Signore, accogli l'anima della nostra sorella Tabitha, che è stata corrotta dal demonio. E sia fatta la tua volontà. La donna condannata. Ero io. Vuol dire che sono la prossima. Non ti accadrà nulla. Ti proteggo io. Grazie. Per fortuna sei qui. Proseguiamo verso la chiesa. Lì troveremo gli altri. Regà. Sì, credo sia meglio. A voi sembra un caso assurdo che nel sogno di Andrew Taylor, alias Tania, alias Tabitha, sia morta impiccata. E adesso che ci penso, gli alter ego di Angela, uno nell'incendio è morto a causa del fumo, nell'altro caso è morta annegata, ma quindi c'entra sempre il fatto che sia morta in qualche modo soffocata, tra virgolette. Allora, una cosa che è in comune sicuramente, regà, fra il sogno di Andrew e le visioni del passato sono il tipo di morte, diciamo così. Perlomeno, cioè, io ci vedo, regà, questa similitudine pazzesca, il fatto che lei nel sogno sia morta impiccata e, guardate caso, nel passato sia morta impiccata. E riflettendoci, regà, Angela è morta soffocata nel sogno dal fumo, ovviamente, ma è morta annegata, quindi comunque in qualche modo è morta soffocata. Rabin, amore Sento mio, come dove seguito. scappi? Non è una sensazione. Cioè. Ehi, vedi di andartene via! Stai alla larga da noi, ok? Oh, merda, che diavolo è quello? Scappa! Via! Raga, non ce l'hanno fatto vedere, ma non so se vi siete accorti. L'ho presa!
Daniel, sei un vigliacco! Vergognati! L'ha lasciata indietro! Senza aiutarla! Oddio, raga, facciamola scappare per l'amore del cielo! Bello, bello sto pezzo, raga, mi piace, salta, cazzo! Ci manca solo che sbaglio adesso, raga. Raga, mi sto venendo in ansia. Oh, non devo sbagliare. Sentito? È Taylor. Magari li raggiungono. Taylor! Sei tu, Taylor! Eccoli, eccoli! Via! Presto! Oh, Gesù! E questo? Uno di quei mostri di merda ci andiamo la dentro! Ringhiera, la ringhiera! Oh, presto, veloce! Quella ringhiera non mi dice niente di buono, Ehi, raga! Scappa! Entra, sbrigati! Oddio! Ma che cosa aspetti? Vieni dentro. Dietro, dietro di te, oh! Dov'è Angela? Non ce l'ha fatta. Tutto inutile. Stai scherzando? No, e dobbiamo tenere fuori quella cosa o faremo la stessa fine. Merda. Cercate gli altri ingressi e bloccateli tutti. Merda. Dobbiamo barricare la porta. Da quante parti riesce a entrare sto coso? Su. Che cavolo. Ehi! Oh, è il tipo. Ehi! Che c'è? Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori? Ci sta seguendo. Credo ci stia seguendo. Qualunque sia il motivo, non possiamo fidarci. So che sei dentro. Che? Accidenti, che gli prende? Grazie, ci hai visto entrare, zio. Tirare qui quella creatura. Non ha capito che la situazione è grave. Cosa diavolo succede lì dentro? Devi andartene da qui, vai, prima che sia troppo tardi. Devi scappare subito. Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare. Oh, merda, regà. Allora, chiaramente, regà, queste creature che ci inseguono sono i morti della vita passata. Sì, perché quello che inseguiva Angela, regà, era incatenato, quindi era ovviamente l'Angela morta del passato. In questo caso, appunto, è il cadavere, regà, il mostro, non so come definirlo, è impiccato, ha le mani legate, quindi è comunque... la Tania, la Taylor del passato. Questo tizio, secondo me, raga, vive ancora qua perché probabilmente o ha imparato a convivere con queste cose oppure lui non le vede. Magari le vedono soltanto i diretti interessati, comunque, non lo so, le persone del gruppo. Quindi magari potrebbe aiutarci se ha imparato a convivere con queste creature... Potrebbe aiutarci, non so cosa fare, raga, questa scelta potrebbe essere un po' pericolosa, perché se il tizio comunque non ci sta di testa potrebbe diventare un elemento pericoloso. Non so che fare, cacchio. Non so che fare, porca miseria. Magari può aiutarci. Proviamo. Magari può aiutarci. Per me questa è una pessima idea. Non lo so perché, cioè il tizio si sarebbe accorto che... Si può sapere cosa succede?
Qualcosa ci ha seguito, zio, non l'hai visto? Qualcosa ci ha inseguiti. Sembrava uscito da un incubo o un film dell'orrore. Di cosa cazzo stai parlando? Mai sbattuto la testa? È lì. Datti una svegliata! Sveglia, altrimenti finirai per farti ammazzare. Cosa? Ehi, tu, vaffanculo! Sei veramente un bel tipo, lo sapevi? Ora stiamo proprio esagerando. Era lì, era dietro di lui. Non farti più vedere! Là fuori nessuno può aiutarci! Era dietro di lui, regà, l'abbiamo visto. Che è successo? Vince ha perso le staffe con Andrew all'ingresso della chiesa e se n'è andato infuriato. Quindi questo potrebbe essere un problema? Cacchio. Regà, era dietro di lui e lui non ha fatto una piega, eh. O lui non le vede. Quella o ci si è abituato. Si prende gioco di noi. Ma perché ci inseguono? Perché? Perché le creature, di qualunque cosa perché si tratti, ci inseguono. Perché sono legate a voi, mi pare ovvio. Ma se lo sapessimo, potremmo fermarle. Professore! Sì? Andrew! Oh! Di. Sono io. Il prossimo. Il prete, reverendo, quel che era, ha mosso accuse al mio sosia. David si chiama. Sembrava serio. Del passato, okay. Un altro processo. Questa volta no. Ma la situazione era simile. E la bambina? Mary? Sì. Anche lei era lì. Qui siamo al sicuro. C'erano degli altri ingressi. Scusa, prof, non ho guardato. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù! No! Oh! È lei. È meglio seguirla. Chiunque lei sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Ok. Sta di guardia in caso tornasse quell'asse. Ormai mesa zia, eh? Se la storia è già stata, diciamo così, non credo ci sia modo per cambiarla, Perché c'entrano sempre i bambini, raga? Perché? Oddio, che ci sarà lassù? Ehi, piccola! Sei qui? Io non mi sporgerei tanto. Siamo in alto, regà, e di sotto c'era una ringhiera. C'è una ringhiera che è uguale a quella in cui Daniel del 70 si è infilzato. Mi addolora dire queste parole. Ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza. Dobbiamo buttare sotto. E terrà al sicuro la città. Potete graziarlo, ve ne prego. So che per te è difficile. Ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Non devi avere memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne andrai? Il giudice Wyman ha nominato Abram. Sarà il tuo tutore. Una decisione che non vede tutti concordi. Il giorno del giudizio giunge per tutti. Oggi tocca a te. No! Guarda, piccola. Osserva chi volevi salvare. Lui non è più una creatura terrena. Soltanto i demoni e dannati resistono a tal modo. Non lo salverà, regà. Non lo salverà. Thank you.
Ed è morto nello stesso identico modo in cui è morto il Daniel del 72, raga. Questo nello stesso identico modo. Era proprio qui. L'altro. Lo tenevo stretto. Ero con lui. Ma non ce l'ho fatta. Non è stata colpa tua. Mi spiace sia toccato anche a te. Mi spiace sia toccato anche a te. Cos'è successo? Vabbè, mi pare ovvio, insomma, che uno... mi pareva ovvio mostrarsi comprensivi. Che cavolo. Né quanto fa male. Grazie. Noi stiamo bene. È sufficiente. Perché Mary ci ha voluto mostrare la morte di suo fratello? Che ne so. Non ha perché senso. Mostrarci qualsiasi cosa? Manca una tessera del puzzle. E quale? Non lo so. Quando ho visto Mary, mi è sembrato come di conoscerla. Anche a me. So di averla già vista. Ma dove? Eccola lì! È quello che ci segue! Andiamo! Non sarà l'unico, purtroppo, temo. Chi ha spalancato la porta? Cosa facciamo adesso, con quel mostro là fuori? Piano. È qui fuori. Ho visto la porta spalancata. Sentite. Sì, è qui fuori, per adesso. Là. E se entrasse dentro a cercarci? Forse siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa. E perché? Perché è un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo! Non si tratta mica di un vampiro. Almeno è un edificio con delle mura. Ha ragione. Qui è più sicuro, non ce ne andremo. Sono d'accordo. Forse hai ragione. Beh, forse restare qui non è una cattiva idea. Beh. Secondo te è la scelta migliore? Dobbiamo restare qui. Non c'è scelta. Dovremmo fuggire finché si può. Quel coso ci ha intrappolati. Tu sei l'unico a pensarlo. La maggioranza ha deciso che è meglio restare qui. Non possiamo dividerci dopo l'episodio di Angela. No, assolutamente. D'accordo, come volete. Ma a me non sembra giusto. Zio. Ma piuttosto che andare fuori, regà, a sto punto... meglio restare. Regà, abbiamo appena avuto la conferma di quello che avevo già capito. Una cosa che abbiamo potuto comprendere è che quello che accomuna i personaggi è la morte. Il sosia di Daniel del passato è morto nello stesso identico modo in cui è morto il sosia di Daniel del 72. Quindi, come le altre due, regà. Fondamentalmente. Questo posto è pieno di sosia. Questo prete è l'immagine sputata di quel predicatore. È vero. Sembrano la stessa... Sembra la stessa persona. È assurdo. È assurdo, cioè... Che cos'è? Tipo la storia che si ripete, si ripete, si ripete? Ma come fanno ad essere sempre... uguali? Cioè, oddio. Sembrano più di uno. Fantastico. Lo stavo... Segue ogni nostro movimento. Dobbiamo fare molto piano. Molto piano. Cosa dice qua? Pastori di Little Hope, attenzione. Simon Carver, ragazzi, è stato cancellato. Cioè, è stato tipo... graffiato il nome. Perché? Sarà stato quel predicatore lì, quel pastore lì. E anche Leonard Carson, attenzione, che guardate caso, regà, dovrebbe essere proprio del periodo in cui sono morti nell'incendio gli altri personaggi. Chissà perché. Sono tutti collegati fra di loro, regà, questo è chiaro. È chiaro come il sole, insomma. Vediamo.
Impossibile. Bollettino parrocchiale. Deve essere il predicatore che abbiamo visto prima. Di recente molti genitori hanno espresso preoccupazioni riguardo le tentazioni occulte a cui sono esposti i loro figli adolescenti. Attenzione, regà. Provenienti da testi musicali, tavolette spiritiche falsamente innocue e film che celebrano il satanismo. Non è la prima volta che Little Hope ha vissuto la piaga dell'occultismo. Di recente sono venuti alla luce dei manoscritti del XVII secolo che erano stati accuratamente nascosti sotto il pavimento della canonica. Sono coperti di inquietanti simboli cifrati che rivelano parole magiche e incantesimi. Si pensa che il predicatore locale dell'epoca si intrattenesse con la magia e la demonologia. Erano tempi bui per i coloni. I tempi sono cambiati, ma Satana non dorme mai. Oggi il clero si erge a bastione contro l'occultismo e non rischia di cadere vittima di errore e ignoranza, ma i genitori devono essere consapevoli del fascino che certe cose esercitano sui giovani, in particolar modo i più ribelli. Il pericolo è che cadano vittima di vizi come il fumo della marijuana e che da lì precipitano nell'occulto e nella disobbedienza a Nostro Signore. Siete vigili, cari genitori, e se ne avvertite i primi segnali affidatevi alla Chiesa e a Dio. Quindi qui dice ragazzi che il pastore del XVI secolo, parla un po' in generale del XVI secolo, fosse dedito alla demonologia, all'occultismo. Quindi non è che proprio il caro pastore delle nostre visioni era lui il male e accusava gli altri per nascondere se stesso. Piano. Che fai tu? Sta fermo lì. Cioè che vai a controllare? No, io... Ah! Ma che cazzo? Muoviamoci, usciamo dal retro, presto! Dov'è? Oh! No, c'era una stanza dall'altra parte, zio Sano! Correte! È lui! Nascondiamoci, presto! Correte o nascondiamoci? Ma nasconderti a che serve? È lì. Oh. Nella chiesa, raga, c'era un'altra stanza. Io speravo di poterci tornare prima di andare avanti. Comunque adesso non so che cazzo fare, sinceramente. Non so proprio che cazzo fare, raga, perché affrontarlo potrebbe voler significare morire. Però se scappiamo, Gigion che ne sarà? Magari se giochiamo bene le nostre carte, i nostri tasti in questo caso, può darsi che possiamo uscirne vincitori. Io ci provo. So che me ne pentirò. Oh, ah. Muoviti, Daniel! Ok, mi è andata bene, regà, eh. Mi è andata bene. Meno male. E gli altri dove sono? Gli altri due. Taylor, coraggio! Di qualcosa! Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo aiutarla ora! Aspetta un attimo, dobbiamo calmarci. Ma dove sono? Cosa? Taylor è nei guai! Dove sono? Erano con noi! Ah, sono lì, sono rimasti indietro, ma perché non ci hanno sentito? Daniel! Oddio, non rimanere ferma, no. Non rimanere ferma, no! No, perché si è fermata? No! Sei oh tu? No! Non vedo niente! Oh no! Oh no! Oddio, regà! Dove vado? A destra o a sinistra? Vai a destra! E sei tu? Io sono qui! Andrew! Taylor! Oddio, meno male.
Oddio, meno male. Che bello rivedervi. Oddio, meno male. Non ci speravo più. Grazie a Qui cielo. Siamo ancora in pericolo. Restate uniti, cazzo! Oddio, meno male, ragazzi. Già Devo respirare. Già mi stava più a male, eh. Già mi stava più a male. Dobbiamo andare. Non fermatevi. No, aspetta. Riposiamoci. Non esiste. Le creature cercano noi, non te. Andiamo via. Ve l'ho detto, restiamo uniti, eh? Credetemi, restiamo uniti e andrà... Ripela? Si è irritato con gli... Ma vi sembra irritato? A me non sa... Mentre decidevano se... Non mi sembra irritato. Come con Angela, vero? Ok. Che facciamo adesso? Non lo so. Che cacchio? Dobbiamo restare uniti, questo è il punto, regà. È l'unica cosa. Riposiamoci un attimo. Si è addormentato? Dormi? Come ci riesci? Magari. Dubito che prenderei sonno dopo quello che è successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. Qualche idea su come andarcene? Non lo so, dovremmo fermare la bambina. Non lo so, non lo so, non lo so, regà. Quando ci stanno ste scelte di dialogo, non so. Sembra siamo in trappola, eh. Potrebbe essere una ciappola, però. Quello che mi ha detto il curatore, regà, mi ha fatto pensare. Mi ha fatto pensare, quindi continuare sulla convinzione che sia la bambina, non so quanto può essere giusto. Potrei non dire nulla, non diciamo nulla. Ehi, tutto bene? Stavo pensando a Mary. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina? Quella che continua persona. A fuggire? Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Certo. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari il luogo della resa dei conti. La situazione è fuori controllo. Non ci restano molte alternative. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary. I processi, le esecuzioni. Oh, notate okay, che c'è allora anche sempre il reverendo, regà. Non sappiamo neanche se esiste. Da notare, È tardi per fare qualcosa. A questo punto. È così. È finita. Dobbiamo provarci. Dobbiamo provarci. Lo dobbiamo agli altri. Questo è da notare, regà. E a noi stessi. È Mary la chiave di tutto questo. Ne sono certo. Volete convincerci di questo? Non è così semplice. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. Ancora? Cos'è stato? Quel mostro è tornato per finirmi. Nascondiamoci. Presto. Punta verso di noi. Silenzio. Fermi, raga. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Che è? Si vede qualcosa? Niente infarti, per favore. Angela! Oddio, Angela! Oddio! Vacci piano! Sono delicata! Pensavo fossi... morta. Come sei riuscita a trovarci? Pensavamo... È bello rivederti. Smettila. Mi metti in imbarazzo. Ma grazie. Con te non si scherza. Lo ammetto. Sei una donna forte. Così la banda è riunita. Avete trovato gli altri, bravi. In realtà... sono stati loro. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarci. Andiamo. Sono contenta, regà. Sono contenta. Abbiamo visto altre creature dopo che ci hai lasciati. L'essere che mi inseguiva era orripilante. Non sappiamo. Quindi ce ne sono altri. Sì, purtroppo. Ma che cosa sono? Come te la cavi sono senza i occhiali? Sono morti del passato. Me la cavo bene. Certe cose preferisco non vedere.
Hai perso gli occhiali, ma non il senso dell'umorismo. Bene. Sentito. Sono contenta, ho sentito. Regà. Sembrava vicino. Continuiamo a scappare. Le catene. Wow. Wow. Ti aiuto a scendere. Sono contenta, raga, veramente. Scappa! Via! Oddio, già qua. Oh, ma che è? Calma! Non c'era un attimo qua. Un attimo! No, non vi separate, Andrew, non vi separate, aspetta. Non vi separate! Non di nuovo! Non di nuovo! Allora non avete capito un cazzo, regà! No! Professore! Angela, siete lì? No! Daniel! Taylor! Mannaggia santa, continua a correre nel nulla! Madonna, regà. Ragazzi! Ancora di più nella neve. Vai. Dove diavolo siete? Questo è un casino, regà. Questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Chi è? Daniel! Ah, lì! Io, regà, andrei in soccorso da lei. Comunque, magari lui può essere abbastanza forte per uscirne vivo. Io mi auguro di cuore che ce la faccia, regà, ma vado da lei. Mamma, quanto sono brutti, regà. Madonna, molla, 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 molla! Che schifo si muove! Merda! Dai! Dammi la mano, Taylor! Non lasciarmi! No, no, no! Resisti! Molla, molla! Me la lingua quella roba! Che schifo! Sta morendo, raga, sta morendo! Taylor, resisti! E molla! Daniel, Daniel! Non mi spiego come abbiamo fatto a salvarci. Aspetta a festeggiare, siamo ancora in questa città di merda. E quei mutanti sono ancora lì. Non fermiamoci. È meglio conquistare te stesso. Più che vincere mille battaglie, se conquisti te stesso, la vittoria è tua. Nessuno potrà togliertela. Né angeli, né demoni. Paradiso o inferno. Forse comincia a essere evidente, non è vero? Cioè che nulla e che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. Tre esecuzioni, tre creature tormentate. Finora tutti gli studenti sono riusciti a sfuggire alla condanna e all'eterna sofferenza. Mi è andata bene. Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda nella nebbia? Qualcosa di sinistro sta per accadere.
Bene, tanto per cambiare. Ok. Raga. Allora, per oggi il tempo è finito, ma è fantastico, raga. Veramente, veramente lo sto adorando, mi sta piacendo veramente tanto. A differenza di Man of Medan, che a un certo punto, raga, comunque già non mi sconfinferava più di tanto, mi sta piacendo tanto, specialmente per il fatto che comunque cercano di farti capire le cose, ma piano piano. E da notare, ragazzi, tra l'altro, che i mostri che ci inseguono vogliono ammazzare il loro alter ego nello stesso modo in cui loro sono morti. Avete notato che la creatura che ha acchiappato Taylor l'ha presa per il collo, regà, mentre quella che stava dando la caccia a Daniel ha cercato di infilzarlo. Bello, bello, bello. Ma da notare un'altra cosa, il curatore mi ci ha fatto pensare tanto, regà. E i segni sui nomi dei preti in chiesa mi ci fa pensare ancora di più, perché il gioco vuole farci credere che il problema sia la bambina, sia Mary. Ma, come è stato detto se non sbaglio, Mary era presente in ogni visione che abbiamo avuto e quindi per questo ci vogliono far credere che il problema sia lei. Ma è da notare, se non sbaglio, che tranne in una, forse, quella in cui c'erano soltanto Taylor e la bambina, in tutte le visioni, ragazzi, era presente il reverendo. In tutte le visioni. E il curatore ci ha appena tenuto a dirci: nessuno o niente può essere quello che sembra. Chiudiamo così questo video. Vi mando un saluto, un bacione. E un budoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!